Bentornati a Voci Granata, finalmente ci siamo. Quarta stagione per noi, dopo la puntata zero comunque registrata un mesetto fa, forse anche più. Dopo una stagione un po' tribolata, anche per noi, con pochissime puntate. Ci rifaremo quest'anno, speriamo, sia sul campo che con Voci Granata. Io sono Ermanno, Peppe, Sergio alla regia. Ciao. E come sempre i Trapanesi Granata per voi. Non abbiamo sparato minchiate questa volta, ve lo giuro. No, non le faremo. Questa è l'unica promessa puntata che possiamo sobria, fare. Proprio. Puntata sobria come tutte quelle che verranno. Domenica scorsa l'esordio con Omegna, poco da dire sulla gara. Non c'è stata partita, a parte stata. Due minuti forse. Però quello, i segnali sono importanti. L'anno scorso avremmo vinta pure probabilmente questa partita, ma è il come, l'approccio, vedere una squadra che gioca una pallacanestro moderna che ci fa ben sperare. Sicuramente ci divertiremo quest'anno e poi il resto si vedrà. Senza ombra di dubbio, la domanda che tutti si fanno è: siamo troppo forti noi o erano scarsi loro? Lo scopriremo sabato prossimo contro Cortona. Sì, diciamo anche questa nuova formula del campionato col girone geografico, con i gironi geografici un pochettino magari cambia le carte in tavola, mettendo insieme squadre che erano in silver o ne promosse dalla B, che possono un pochettino insomma fare sfalsare i valori reali in campo, però. Però di squadre toste anche nel nostro girone ce ne sono. Ce ne sono sicuramente, ma ce ne sono anche molte magari di un livello un po' più basso rispetto allo scorso anno, quindi dobbiamo avere pazienza, aspettare, lavorare. E poi manca ancora il numero uno, no? Kedrick. Quando arriverà vedremo una squadra probabilmente che fa tutto un altro tipo di gioco, comunque con molte più soluzioni. Sicuramente il nostro gioco sarà secondo me diverso rispetto a quello che abbiamo visto domenica contro Omegna, sarà molto più ricco di pick and roll, perché sarebbe da stupidi non sfruttare l'agilità, la velocità di Kendrick nel battere gli avversari, e poi vabbè, poi ci abbiamo Andreone, cioè, basta, dobbiamo finire. Le parole non bastano più. Indescrivibile la prestazione di Andrea Renzi domenica contro Omegna. Ranucci quando tirava il tiro libero gli girava la testa. Sì, sì, ha approfittato, si è sfogato in quei 6 minuti, 7 minuti che è uscito. Non ne poteva più, si è sfogato per attaccare Gloria e chi era in campo in quel momento per poter un attimo rifarsi, poverino. E poi dobbiamo fare complimenti a Giorgino Costatura. Esordio 1-2. A tutti gli under, diciamo, che sono entrati, hanno esordito, hanno segnato, in particolare al nostro Giorgino, perché insomma una bombetta, un assist, entra, via, agile, tiro da tre e paste in allenamento. E poi chapeau per il professore, ragazzi, il capitano, a vederlo giocare è o non è uno spettacolo, sembra che nemmeno corra, fa delle cose con una semplicità incredibile, rende tutto più facile, farebbe amare la pallacanestro a chiunque. Anche quando si allaccia le scarpe a classe, secondo Andrea Castellano, e io sono d'accordo. Citazione. Sì, è una citazione alla Tranquillo, anche se di Castellano, però veramente sposa in pieno il tipo di giocatore che è fin lui. Di alto profilo sicuramente. Sicuramente. Ma banda alle ciance. Andiamo a sentire cosa ci ha detto Gabriele Caneto. No, stop. Ancora peggio di come ci va. Io devo intervenire, buonasera a tutti Trapanesi Granata e non, io devo intervenire perché c'è una questione, no. C'è una questione che con Gabriele abbiamo aperto ed è necessario che voi, tifose Granata, sì, chiaro, perché sai di cosa sto parlando, certo, quindi devi tacere, voi tifose Granata dovete intervenire su questa missione, va a riallungare la barba Gabriele Caneto. Tante hanno pianto. Ma chiedi se preferiscano. No, già domenica al palazzetto tantissime sono venute. Oddio, mi sto fatto i capelli, non ho dormito la notte, sto male, eccetera, eccetera. Firma la petizione, vogliamo la barba di Gabriele Caneto e io sarò la vostra portavoce. Ciao! Allora lanciamo l'appello, Fear the Beard. Caneto. Ma sto male. Hashtag Fear the Beard, hashtag barba. Però la facciamo vero su change.org. Change.org testimonia Stefania Regna, tua prima fan, ma non l'unica.
A posto, grazie. Vai. Primo ospite di questa quarta edizione di Voci Granata, Gabriele Canetto. Ciao a tutti. Senza barba. Buonasera, sono senza barba, mi dispiace, un po' dimenticato. A Barcellona avevi la barba? No. E quindi ti tocca fartela crescere per non farti riconoscere. Esatto. Sai, però mai meno. Barcellona. Tempo fa. Anche Bolina si è tagliata i capelli. Quello l'ho visto. Però le giacche sono sempre belle. Va bene, andiamo a vedere la scheda che Sergio ha preparato su Gabriele Canetto. Non è vero niente. Non abbiamo scheda, cioè mica siamo a te. E io sono pensando. Ah, pensavo fosse mettere il premio, no, neanche. Quindi mi hai fatto venire un colpo. Poi che scheda volevo capire, che tipo di tecnica. Vabbè, forse faremo una scheda. Andiamo avanti. Buongiorno. Dove sei stato al posto più bello dove sei stato al mare? Escludo Trapani. No, a Trapani. In provincia. San Vito lo Capo. Banale. Ho girato poco. E capisci? Favignana poco però. Arrivati di partita. Se dai gommone anche tu. Sì, ma io non c'entro niente. Io sono vittima, anzi, dell'episodio. Però sì, anche Favignana discreto. Sì, dai, c'è di più. Meglio che a Torino? Sì. Leggermente meglio che a Torino. Piatto preferito? Trapani. Trapanese. Fusiata gamberosa. Come sta? Come sta? Non lo so. Vito l'ha fatto senza distacco. C'è una variante con la pista. Sì. Un monumento di Trapani. Trapani. La chiesa dei sette misteri. Chiesa dei sette misteri. A Bologna c'è la piazza delle sette chiese, forse un po'. Si chiama così? Sette misteri. Come si chiama? Chiesa del Purgatorio. Quella verso Piazza Garibaldi, dove c'era stato di Garibaldi. Sì. Come si chiama quella chiesa? Chiesa degli Stessi. E poi non si chiama. È il nome. No. Cioè, però, perché all'interno ci sono i misteri. Chiesa non saprai, dei sono... misteri. No, delle anime sante del Purgatorio. Vabbè, però io non sono così. I misteri cattolico. Che sai benissimo che sono. Quanti? Cosa sono? Non sono aperto, se vuoi si fa la seconda guerra mondiale, la Miss Italia, ma i misteri non sono aperti. Io sarei voluto nascere nel 42. Anche il 46, per quanto essendo... Beh, la base si gioca. Anche il 42 è base che guardava. Ringraziamo Gabriele, ti aspettiamo a Pasqua per scoprire insieme cosa sono i misteri. Dai, di tempo. Sette tra l'altro. No, non so. Il catechismo ho imparato sette. Quelli sono gli stati capitali. La chiesa dei misteri, certo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, solo per oggi sostituisco Petra. Solo per oggi. È vero. Perché si deve mangiare mentre là. Mirko, come si chiama questa? Questa è la classica sfinge. No! Siamo tre! Come un assist al bacio e sbagliare la schiacciata. No, in realtà mi ha chiesto come si chiama il colpa mia. Una genovese ottima che abbiamo preso da Pivot 23. Siamo ospiti, ringraziamo Pivot 23, il bar. Non è fritta ovviamente. Questa non è fritta, assolutamente. Al suo interno c'è? Crema. Bravo, di? Crema. Non lo sappiamo. Questo è il tipico dolce di Trapani, di Elice. Grandissimo. Domenica esorde una 2. Esorde, giusto? Non ho sbagliato. Sì, no, giusto. Com'è andata questa emozione? Tu mangia.
immagino che l'emozione c'era, però abbiamo felicissimo, felicissimo innanzitutto faccio i complimenti ai trapanesi che erano tantissimi. Comunque giocare davanti a un tipo così ti dà sempre quella carica in più e... No, è assolutamente vero, cioè comunque ti dà quel qualcosa in più il tipo. Vabbè, sappiamo che tu eri a Roseto, noi siamo stati a Roseto 3 anni fa e sappiamo che c'è quel pubblico altrettanto valoroso. Altrettanto, sì, lì pure. Sicuramente è arrivato a un certo tipo di pubblico. Qua diciamo che c'è un pubblico più calmo, là, un pubblico più schizofrenico, in modo buono. Anzi, saluto tutti i miei amici abruzzesi se guardano questo video. Ok, ci proviamo a farli arrivare. Li tagliamo con voce granata international. Hai anche segnato, adesso ti ho fatto 6 punti qua. 6. Quindi quanti pasticcini hai dovuto portare? Più che pasticcini siamo andati di birre. Di birre, quindi hanno preferito le birre. Stata settimana fa, Giorgio Costa Luna, guardate, è molto. Tutti gli esordi. Questa settimana pizza, si mangia ogni giorno, birre, in pratica. Sabato. Oggi compleanno pure di Nick, arancini, quindi in pratica. Come arancini, ti dà dalle tue parti, no, arancini, niente. Arancini. Mi raccomando, Così sì. C'è una disputa dottrinale su questa cosa. Cambia la punta. No, quelle a punta sono col prosciutto, quelle tonde sono con la carne. No, da noi sono tutte a punta. E dentro cosa c'è? È giusto. Tutte e due. E come fa a saperlo? Senza aprirle. Dividono. Devi andarle a provare, Armando. E devi aprire tu. Piatto tipico? Piatto tipico preferito? Sì. Trapanese? No, il pesto alla trapanese buonissimo. Bene, dalle parti tue? Dalle parti mie? La pasta indaganata che fa mio nonno. La ricetta vogliamo? Finocchietti selvaggi, mollica grattugiata, poi ci stanno e poi le sarde. Grazie mille. Grazie. Che emozione avere il bello della pallacanestro Trapani ai nostri microfoni. Bello lui! Il bello, il brutto e il cattivo. Non lo so. Però già siamo partiti malissimo. Infatti non state distanti. No, ma va, assolutamente. Va bene, dai. Vabbè, con te parliamo di pallacanestro allora. Perché? Noi sì, perché non abbiamo cazzeggiato. Cioè abbiamo cazzeggiato fino ad adesso. Di figo non possiamo parlare con te, Luca, quindi. Tu ci batti facile. Vabbè. Andiamo avanti, parliamo di pallacanestro. Intanto di corsi niente, giusto? Chi è? Gara omologata. Gara omologata, tutto perfetto, senza problemi. Ma scusate, voce fuori campo, ma avete detto chi è il vostro ospite? Ma tutti sanno chi è. Luca Camicia Lazzaro. Chi non conosce Luca Camicia Lazzaro? Ok, che ruolo ha? Non lo so, era sulla copertina del Times. Vediamo che cosa riusciamo a tirare fuori. C'è una domanda. Oltre ad essere il mio compagno di stanza, che ruolo ha? Ha le chiavi un po' di più. Dirigente responsabile del settore giovanile. Sulla carta. In realtà sono tutto fa. Deus ex machina della società. Dirigente della segreteria tecnica, ufficio tecnico, gestione palestra secondaria, gestione rapporti tra Lega e la società. Tipo società, istituzioni locali e società, trapanesi, granati e società. E poi chi più ne ha più ne metta, cioè. Insomma, un piccolo burro sta nascendo. Esatto. Come dicevo. Quindi parlando di pallacanestro, di questa nuova pallacanestro Trapani, inteso come squadra, questa prima vittoria sul campo. Luca, cosa hai visto rispetto allo scorso anno? La partita intera. Bene. No, vabbè, è stata secondo me una bella partita, la squadra secondo me è molto affiatata e mi piace molto. In questo momento stiamo ancora in fase di rodaggio, però comunque sia si vede il lavoro del coach, di Lucarello, di Matteo, di tutto lo staff e stiamo crescendo. Abbiamo ancora sicuramente tanti margini di miglioramento, ma sicuramente partire bene è stato un ottimo incipit per il proseguo della stagione. Ti aspettavi così tanto pubblico alla prima?
i dati ufficiali dicono 3.007 spettatori. Sono i 7, ecco. Allora, secondo me, a parte i gestacci di Gianluca, potete vedere cosa c'è dall'altro lato. Cioè, di tutto che vi la professionalità veramente manca. Ma allora, sicuramente siamo molto contenti dell'afflusso di pubblico, sicuramente possiamo fare sempre di più. Nel senso che comunque sia, probabilmente le vittorie porteranno un maggior numero di tifosi, un maggior numero di persone. Fortunatamente abbiamo la fortuna di avere ancora la campagna abbonamenti aperti, quindi c'è la possibilità per chiunque volesse ancora sottoscrivere l'abbonamento e speriamo che alla prossima partita ci sia sempre più gente. A proposito degli abbonamenti, sai dirci il numero di abbonamenti fatti finora? Non sono autorizzato a rispondere a questa domanda. Invece il numero di telefoni di ragazze che hai raccumulato solo nell'ultimo weekend, quello sai dircelo? Non è autorizzato a dire. Non sono autorizzato a rispondere a questa domanda. Possiamo smentire la voce che c'è in città sul tuo conto. Guarda, parlano tutti. Cioè? Dicono che eri alla guida del gommone che... Non c'è. Smentisci. Sono testimoni che possono affermare che non c'è. Quindi quando si va a mare in gommone. Ognuno per sé, Dio con tutti. Ma lui fa le vacanze in montagna. Sì, appunto. Grazie Luca. Ci mancherebbe. Bene, abbiamo ascoltato quindi Gabriele, abbiamo ascoltato Mirko Gloria, Luca Lazzarone e c'è stato anche il simpatico siparietto con Stefania e con la sua petizione. Vi raccomando, firmate. Gli appuntamenti di questa settimana: la Pallacanestro Trapani giocherà sabato sera alle 8:30 contro il Dertona. Contro Dertona a Tortona. Non lo so. Anzi, nemmeno giocano a Pareggio. La città è Tortona, però giocano a Vigevano. Giocano da un'altra parte. Palazzetto è da un'altra parte. Vabbè, noi la vedremo a Rachia. Esatto, appuntamento per tutti a Rachia, perché grazie alla web TV della Lega siamo in grado di vedere la partita in diretta in live streaming. Questo sarà il primo appuntamento che rimandiamo a tutti voi appassionati della Pallacanestro Trapani. Per ogni partita in trasferta della Pallacanestro Trapani ci possiamo trovare a Rachia. Questa settimana, ricordiamolo, quindi sabato alle 8:30 la partita, non la faranno su Telesud, quindi questo ve lo possiamo dire, né questa né nessun'altra partita, non è come lo scorso anno. Non ci saranno partite trasmesse su Telesud né in televisione né in streaming. Noi potremmo vederlo online tramite la web TV della Lega Rachia. Perché l'associazione ha sottoscritto l'abbonamento annuale per vedere le partite, diciamo, in trasferta della Pallacanestro. E quindi per noi è l'occasione per vedere insieme la partita, invitare gli amici, bere una birra in compagnia e tifare come sempre. Trapani. A sabato. Ciao.